troviamo a Fai della Paganella, sull'altopiano della Paganella, in Trentino. Fai della Paganella sorge a 1000 metri di quota, tra il Monte Fausior e la Paganella. E oggi andremo alla scoperta dell'ambiente naturale di questo territorio, caratterizzato da ampi prati, ma soprattutto da montagne davvero meravigliose. Fai della Paganella è uno straordinario balcone naturale che si affaccia sulla Valle dell'Adige e sulle Dolomiti, in particolare sulle Dolomiti di Brenta, patrimonio dell'umanità UNESCO. Fai della Paganella è immersa nella natura. La biodiversità è ricchissima. I boschi sono misti, costituiti da pino nero, dall'arice, l'abete rosso, il faggio, da cui deriva anche il nome del paese. I boschi di Fai della Paganella sono popolati da tantissimi animali, diverse specie di ungulati, tra cui il camoscio o il capriolo, numerose specie di uccelli, dai passeriformi ai picchi, come il picchio verde, che ogni anno scava nel tronco di un albero un nuovo nido con un foro d'ingresso del diametro di 5-7 cm. O ancora come il picchio nero, il più grande della famiglia dei picchi. Il nido del picchio nero ha la caratteristica forma ovale e viene utilizzato quasi tutti gli anni. Quelli abbandonati vengono invece abitati da altre specie animali, come la civetta capogrosso o gli scoiattoli. Ma i boschi di Fai della Paganella sono anche il regno dell'orso bruno. Tra aprile e maggio qui fiorisce anche la bellissima e sempre più rara peonia selvatica, Peonia officinalis, che cattura lo sguardo per la bellezza del colore dei petali, che a seconda della luce possono apparire morbidi come il velluto e trasparenti come la seta. Una delle passeggiate per scoprire le bellezze naturali di Fai della Paganella è il percorso dei Reti, l'antica popolazione che abitava il territorio di Fai molti secoli fa. La passeggiata porta in località Leas, dove su un dosso, chiamato Dosso Castel, si trova una delle testimonianze archeologiche più importanti del Trentino. Un villaggio retico fortificato, abitato sin dal XIV secolo a.C. e dove sono ancora visibili le fondamenta di alcune casette seminterrate costruite dai Reti. Il sentiero dei Reti parte dalla località La Capannina, in prossimità dell'abitato di Fai. Quasi all'inizio del percorso si trova l'Arena delle Stelle, un vero e proprio teatro nella natura, dove si svolgono incontri culturali e piccoli spettacoli dedicati all'ambiente naturale e alle tradizioni di Fai della Paganella. Il sentiero dei Reti si affaccia sulla Valle dell'Adige, con punti panoramici da dove si può scorgere sullo sfondo la città di Trento, dove una volta, fino a 12.000 anni fa, sorgeva un lago, il lago Atesino.
Una delle passeggiate più affascinanti di Fai della Paganella è il sentiero Acqua e Faggi. Si tratta di un percorso immerso in una splendida faggeta, in località Seraia, dove scorre anche un rio che nel tempo ha scavato nella roccia piccoli e splendidi canyon. Questa faggeta è un vero e proprio parco dedicato al cosiddetto forest bathing, ovvero bagno nella foresta, la pratica giapponese che adopera il potere terapeutico degli alberi per migliorare il benessere psicofisico dell'uomo. Secondo gli esperti, alcuni alberi come il leccio, la quercia, il castagno, il pino nero e appunto il faggio, di cui sono ricchi i boschi di Fai della Paganella, producono azioni benefiche alla salute dell'uomo, grazie a delle sostanze aromatiche rilasciate dalle loro foglie, i cosiddetti monoterpeni, e ai fintocidi, oli essenziali presenti nel legno e che gli alberi rilasciano sotto forma volatile per difendersi dai parassiti. La pratica del bagno nella foresta è molto diffusa in Giappone sin dagli anni 80 del secolo scorso, dove è considerata uno dei capisaldi della medicina preventiva. Per avere benefici, gli esperti raccomandano passeggiate di almeno 3-4 ore immersi nella vegetazione del bosco. È importante anche respirare profondamente, come nello yoga, per assorbire così tutti gli aromi emessi dagli alberi. Il sentiero Acqua e Faggi regala numerose emozioni, in estate, in inverno e anche in primavera, quando le sue acque ghiacciate cominciano a sciogliersi, dando vita a piccole cascate, i cui suoni echeggiano nel silenzio del bosco, annunciando il risveglio della natura e l'arrivo di una nuova stagione, durante la quale le piante e gli animali si riprodurranno per continuare la storia della loro specie. Fai della Paganella è il luogo ideale per le camminate, per le passeggiate nel bosco, ma anche per le escursioni in quota. Dal paese si può partire alla volta del Monte Fausior o della Paganella, o ancora delle Dolomiti di Brenta. Le vette centrali delle Dolomiti di Brenta, comprese tra Cimatosa e il massiccio del Grosté, visibili anche da Fai della Paganella, si sono formate in un braccio di mare della Tedide circa 216 milioni di anni fa. È un vero e proprio museo geologico a cielo aperto, dove si può fare un viaggio indietro nel tempo. Il rispetto per l'ambiente e la sostenibilità sono la base dell'attività agricola del paese. I terreni sono coltivati secondo metodi tradizionali che permettono di conservare la naturale composizione del suolo e garantire così prodotti genuini. A Fai della Paganella diverse aziende hanno aderito ai principi dell'agricoltura biologica, rispettando così la biodiversità del territorio. L'allevamento di animali, soprattutto mucche, permette di mantenere lo sfalcio delle grandi distese di prati di Fai. Le quattro stalle del paese organizzano anche attività didattiche per i bambini e famiglie, contribuendo così
alla diffusione di una cultura attenta all'ambiente naturale. Sulla Paganella, in estate, è anche attiva una malga con l'alpeggio di alcuni capi di mucche e la produzione di burro, formaggi, ricotta, yogurt, molto apprezzata dai turisti e locali, continuando così una tradizione del paese. Fai della Paganella è molto legata alle proprie tradizioni agricole e pastorali e il Comitato Culturale Sarocco ha creato un museo dedicato alle arti e ai saperi, recuperando gli avvolti del maso più antico della piccola frazione di Cortalta, dove il tempo si è fermato per sempre, raccontando la vita di una volta. La festa di San Valentino, patrono di Fai, è un'altra tradizione di questa località, dove nei mesi estivi e fino a inizio autunno le numerose aiuole lungo le strade e nelle piazze si riempiono di fiori e il paese si anima di tanti colori. Anche gli abitanti contribuiscono con i loro vasi ricchi di fiori e con gli orti, altra tradizione di Fai della Paganella, ad animare il paese, dove il suono dell'acqua delle fontane accompagna le fioriture e il calendario delle stagioni, ritmando la vita delle contrade del centro storico di Fai, la villa con il suo castello e Cortalta con la chiesetta di San Rocco con il campanile proiettato nel cielo. L'attenzione all'ambiente da parte della comunità di Fai si manifesta anche nelle opere pubbliche costruite all'insegna del risparmio energetico nel corso degli anni, come il palazzetto polifunzionale, dove si svolgono numerose iniziative per i turisti, o il centro di protezione civile, con la caserma dei vigili del fuoco volontari e la stazione del soccorso alpino e speleologico. Anche il centro di raccolta materiali è mimetizzato tra la vegetazione per un minore impatto ambientale. Tradizioni contadine, l'attenzione della popolazione all'ambiente naturale, gli ampi prati verdi, la ricchezza del bosco e le numerose specie di animali fanno in modo che a Fai della Paganella ci sia ancora una grande e sola protagonista, la natura.